Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche dopo il 27 marzo 2023. Questo sarà un video ricchissimo perché ormai manca veramente poco alla chiusura definitiva degli eShop di Nintendo 3DS e Wii U e come già abbiamo visto in passato saranno tantissimi i titoli esclusivamente digitali che andranno persi per sempre. Prima di continuare con questo episodio vi consiglio di recuperare i due video precedenti perché c'è veramente tantissima roba che meriterebbe di essere giocata. Oggi però vorrei proporvi qualcosa di un po' diverso, ovvero cercheremo di capire se e come la chiusura dell'eShop influenzerà il prezzo dei giochi fisici, però solo su Nintendo 3DS. Il 3DS infatti è una console che è stata oscurata da Nintendo Switch e quasi non ci siamo resi conto che stava uscendo di scena. Il risultato è che nonostante si tratti di un hardware molto diffuso, tanti dei suoi titoli sono saliti di prezzo e anche di molto nel mercato dell'usato. E prendiamo come punto di riferimento un avvenimento anche recente, ovvero la versione fisica di Metal Gear Solid 3D Snake Eater. Un titolo che si trovava senza alcuna difficoltà usato, ma nel momento in cui Konami lo ha fatto sparire dall'eShop e da tutti gli altri store digitali, ecco che si è scatenata l'isteria nei confronti di questa edizione fisica, che rimane ad oggi l'unico modo per giocare a questo ambizioso remake. Se i prezzi di Snake Eater 3D sono schizzati alle stelle, cosa succederà a tutti quegli altri titoli fisici che non saranno più acquistabili in digitale? Oggi cercheremo di capirlo con un video ovviamente ricchissimo. Prima di tutto però, se siete nuovi e apprezzate contenuti del genere dedicati al collezionismo videoludico, mi raccomando iscrivetevi al canale per prendere subito parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tantissimi links, tutti da cliccare, mi raccomando fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! I poracci di vecchia data si ricorderanno che circa un anno fa, anzi probabilmente anche qualcosa in più, dedicai un video ai titoli rari e introvabili su Nintendo 3DS. La situazione rispetto ad allora non è cambiata, anzi se possibile i prezzi folli sono diventati ancora più folli. Per esempio la Limited di Fire Emblem Fates è ad oggi l'unico modo per recuperare il DLC in formato fisico con il terzo scenario di gioco e visto il discorso che abbiamo fatto poco fa con Metal Gear, sentite un po' cosa dicevo a proposito di questa Special Edition. Mentre i giochi singoli sono semplici da reperire, questa edizione da collezione raggiunge delle quotazioni molto elevate su eBay, superando anche i 200 euro come prezzo di vendita finale. E se all'epoca mi sembrava tanto, oggi è molto difficile cavarsela con meno di 300 euro. Quindi siete arrivati a un bivio, rimanendo sempre nell'ambito della legalità, potete decidere se essere dei gamer e recuperare in formato digitale dei giochi che già adesso presentano dei prezzi proibitivi, con l'obiettivo ovviamente di giocarli, oppure potete fare i collezionisti con tante Z e spendere tanto oggi nella quasi certezza che si tratterà di un investimento il cui valore andrà ad aumentare nel corso del tempo. Quindi vediamo quali sono secondo me alcune delle casistiche più interessanti. Lo abbiamo visto nel primo video, il genere più colpito da questo rincaro è quello dei JRPG per una moltitudine di fattori. Molto spesso i publisher sono consapevoli che i GDR hanno un pubblico ristretto in Occidente e quindi ne stampano poche copie, anche se poi si tratta di nomi di rilievo. Altre volte si tratta di titoli minori, di serie già abbastanza oscure, che escono nel silenzio più totale e ancora peggio, poracci tutti quei titoli usciti nel 2017, quando l'attenzione era già rivolta verso Switch. Anche illustri esclusive come Metroid, Samus Returns sono passate in sordina, complice anche lo scarso impegno da parte di Nintendo nel pubblicizzare il gioco. E oggi distrazioni del genere si pagano care. Quindi quei titoli come Radiant Historia, Shin Megami Tensei Apocalypse e tutti gli spin-off della serie, i due Persona Q, la serie di Etrian Odyssey, Dragon Quest e via dicendo, costano già oggi ben oltre il prezzo iniziale di lancio e dal 27 marzo vedranno molto probabilmente altre impennate di prezzo. Per questo vi dico, se non volete spendere un capitale ora in JRPG, date uno sguardo alla sezione offerte speciali dell'eShop del 3DS. Ci sono tantissimi titoli Atlus in sconto, così come i JRPG meno noti, e tutti sono proposti a prezzi molto interessanti, a volte anche con l'80 o il 90% di sconto. Vi ripeto, sta a voi decidere se fare i gamer o i collezionisti, ma questa settimana sarà l'ultima occasione per sfruttare il vantaggio economico del digitale. È da un po' di tempo che tengo d'occhio
Cave Story 3D, perché la distribuzione di questo titolo in formato fisico è stata molto particolare. Su 3DS abbiamo infatti due versioni disponibili di questo action adventure indie. La prima, che è la versione base, è disponibile solo in digitale, mentre l'edizione 3D esiste solo in formato fisico, e questa, che sfrutta la stereoscopia del 3DS, è un'edizione unica che difficilmente verrà riproposta su altre piattaforme, come ad esempio è già accaduto con Cave Story Plus, che è arrivata su Switch. Una volta che l'eShop 3DS chiuderà, a questo punto la versione 3D rimarrà l'unico modo esclusivo di recuperare Cave Story su 3DS, e guardate che già oggi il prezzo è alto. La versione italiana ancora si riesce a recuperare intorno ai 50€, ma l'edizione NTSC ha prezzi molto più alti. Recentemente la serie del professor Layton è tornata al centro dell'attenzione, visto che Level 5 non solo ha annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo, ma ha anche confermato che la produzione arriverà in Occidente con numerose localizzazioni. E intanto su 3DS abbiamo ben 4 capitoli della saga, 3 dei quali sono esclusive. I primi due titoli sono La Maschera dei Miracoli e L'Eredità degli Aslant, che sono rispettivamente il secondo e il terzo episodio della trilogia prequel. Poi ci sono due spin-off, Mystery Journey, Catriel e il complotto dei milionari, che oltre che per mobile è stato convertito anche per Switch, e il crossover Layton vs Phoenix Wright, questo invece rimasto esclusiva. Ora, La Maschera dei Miracoli è ancora di facile reperibilità, lo spin-off di Catriel si trova su tutte le piattaforme senza problemi, mentre i guai iniziano con L'Eredità degli Aslant e il crossover con Ace Attorney. Qui i prezzi si aggirano intorno al centinaio di euro, e a differenza della serie di Capcom, che saltuariamente tramite varie collection ha visto molti dei suoi titoli valicare confini delle portate di Nintendo, purtroppo questi due titoli di Layton rimangono confinati al 3DS, e dalla prossima settimana anche La Maschera dei Miracoli potrebbe subire un bel rincaro. Magari in futuro Level 5 ne annuncerà un qualche tipo di collection per Switch, ma per il momento, se siete fan di Layton, cercherei di recuperare il prima possibile questi giochi. Ma prendiamoci un attimo di pausa anche con delle buone notizie. Ad oggi su 3DS ci sono tanti titoli first party che sono dei veri e propri pilastri della sua line up, che sono di facile reperibilità. Con buona pace di chi pensa che i titoli di Mario, Zelda e compagnia bella non scendano mai di valore, prima della Switch la situazione era ben diversa. I titoli più diffusi venivano ristampati in delle edizioni economiche per estendere la presenza sugli scaffali di questi giochi e continuare così a venderli, soprattutto grazie al prezzo budget. Ogni console Nintendo ha sempre avuto la sua linea economica, e sebbene i Player's Choice, i Select e via dicendo non interessino direttamente i collezionisti, la loro presenza garantisce una grande diffusione anche delle prime edizioni e quindi costi contenuti. Su 3DS con 20 o 30 euro vi portate a casa senza problemi le prime edizioni di capolavori come il remake di Ocarina of Time, A Link's Between World, Super Mario 3D Land e via dicendo. Giochi invece che non hanno ricevuto la stessa attenzione nella distribuzione, come ad esempio Majora's Mask, che in Europa non è mai stato ripubblicato come Select, già oggi costano molto più dei capitoli appena elencati. Insomma sì, il 3DS è tenuto sotto mira dai collezionisti, ma fortunatamente tanti dei suoi giochi si trovano ancora a prezzi abbordabili, e io fossi in voi ne approfitterei finché si è in tempo. Ma quanto è strana la storia dietro a Rhythm Paradise? È un po' il WarioWare dei poracci. Una serie geniale il cui unico problema è forse il non avere in copertina una mascotte riconoscibile come Wario, che dai, in fondo è in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Sarà per questo che il primo episodio non è mai uscito dal Giappone, i capitoli per DS e Wii te li tirano dietro, mentre il Megamix per 3DS, che rappresenta il WarioWare Gold di Rhythm Paradise, a oggi è un titolo molto ricercato, e non vi nascondo che se non avessi fatto delle ricerche per questo video probabilmente non lo avrei mai conosciuto. Ed eccoci quindi con una sorta di collection remix che al 99% rimarrà confinata su 3DS, e l'edizione fisica diventerà l'unico modo per riscoprire questo capitolo. E ho paura che dal 27 i prezzi schizzeranno ancora più in alto. Ma visto che siamo in tema follie videoludiche, anche in questo video va citato per forza NES Remix, un altro esperimento alla WarioWare, una WarioWareata, che però prendeva di mira i classici dell'era Nintendo Entertainment System. Si tratta di una saga nata e cresciuta su Wii U, dove nell'arco di poco tempo sono stati pubblicati due volumi distinti. Il problema è che da noi in Europa sono stati pubblicati solo digitalmente, quindi le versioni europee andranno perse per sempre. A correre in nostro soccorso c'è il capitolo per 3DS, che raccoglie i due volumi iniziali,
finali, ovvero l'Ultimate NES Remix, e questo, se non altro, ha visto una release fisica anche in edizione PAL. In questo momento il prezzo dell'usato e del digitale si equivalgono, ma come al solito vale il discorso che stiamo facendo da inizio video. Se questa edizione fisica diventerà l'unico mezzo per poter giocare la versione PAL di un qualsiasi NES Remix, temo che i prezzi tenderanno a salire. E chiudiamo con il pezzo da collezione più folle di tutti quanti, ovvero Senran Kagura 2 Deep Crimson, un hack and slash che oggi verrebbe pubblicizzato come uno di quei giochi che puoi giocare con una mano sola. Ci siamo capiti. Però sentite qua, se sapete a cosa andate incontro e apprezzate quel determinato tipo di estetica e cliché erotici dell'animazione giapponese, Deep Crimson è un gioco più che discreto. Ovviamente un titolo del genere, oltre a un'uscita in digitale a prezzo budget, ha ricevuto un'edizione fisica a tiratura a dir poco limitata. E il problema è che tutte le versioni di Senran Kagura 2, da quella liscia alle collectors più esclusive di tutte, sono state stampate con numeri ridicoli, alcune addirittura in 50 copie. È un peccato perché questo significa che per toccare con mano perle come la Happy Boobs Edition o il tappetino per mouse con seni sporgenti, dovrete cacciare fuori praticamente uno stipendio e la situazione non potrà che peggiorare. Avete ancora una settimana per decidere se vale la pena investire 30 euro per farsi un giro su Deep Crimson. Io, poracci, mi fermerei qua, ci sono chiaramente tanti altri esempi che andrebbero fatti e proprio per questo sono curioso di sapere se c'è qualche edizione fisica che secondo voi risentirà parecchio della chiusura dell'eShop. Ecco, ora che ci penso, secondo me questo video avrà una doppia funzione. Da una parte spero di avervi messo in guardia su un potenziale quanto imminente rincaro dei prezzi dei giochi 3DS in edizione fisica. Dall'altro sarà bello rivedere questa lista fra uno o due anni, per mettere in prospettiva quei prezzi che già oggi ci sembrano fuori di testa. Basta, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al canale, riposatevi dormendo Sonic e Sony tranquilli, ma soprattutto nerdate durissimo. Io sono il Poro 3D, Michele S, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Da un po' di tengo che tempo d'occhio, ovviamente.